volevamo chiedere, intanto presentiamo, siamo a Scorsè e siamo sul banchetto informativo del 5 Stelle e abbiamo con noi, abbiamo il piacere di avere con noi Silvia Benedetti, che è un deputato del Parlamento italiano. Giusto? Corretto? È tutto corretto. Commissione come agricoltura? Agricoltura, sì. Ok. Cosa semplice semplice, terra a terra, per, anche per chi non è simpatizzante, ma conosce bene. Intanto volevamo chiederti questa fascia bianca, perché ce l'hai il polso, io non lo sapevo, me l'ha detto lui, adesso se vuoi spiegarlo anche a gente. E poi un'altra cosa, una, se puoi descriverci una settimana tipo un parlamentare 5 Stelle, che si differenzia, immagino, da una settimana tipo un parlamentare di altri. Diciamo che sono degli impegni diversi. Sì, anche come tempi, come modalità, okay. Impegno. Okay. Allora, intanto partiamo dal discorso di questa fascia. E questa in realtà non è una fascia, è un bavaglio. Ed è stato il bavaglio che Boldrini ha messo all'opposizione, che il Movimento 5 Stelle fa in Parlamento. Ha messo questo bavaglio in maniera assolutamente arbitraria, perché penso che alcuni di voi abbiano visto, il 29 gennaio è stato indetto il voto per un decreto legge per il quale il Movimento 5 Stelle stava facendo ostruzionismo, un decreto legge che si è chiamato IMU Banca Italia, in realtà era solo un decreto Banca Italia, laddove appunto si va a rendere ulteriormente vantaggioso per le banche essere partecipi delle, appunto, delle parti sociali di Banca Italia a discapito dei cittadini e dello Stato, quindi questa era la nostra protesta. E stavamo facendo legalmente ostruzionismo, perché l'ostruzionismo è comunque permesso, è tra gli strumenti di cui può avvalersi un'opposizione. E Boldrini ha inventato la ghigliottina, che significa appunto mettere direttamente al voto un decreto legge senza passare né per la discussione né per le dichiarazioni di voto. Quindi questa è stata la nostra proposta, la nostra protesta, scusate. E lo portiamo da quel giorno lì, lo portiamo anche in Parlamento, con noi anche in Parlamento, sì. Perché comunque, visto il fantasismo di cui si avvalgono nelle regole, ricordiamo che potrebbero farlo anche un'altra volta senza problemi. Non si fanno remore da questo punto di vista. Poi una settimana tipo, dunque, intanto c'è da dire che è difficile avere una certa cadenzialità delle cose, dei programmi. Comunque generalmente funziona così. A lunedì siamo appunto alla Camera, generalmente ci troviamo con le nostre commissioni per fare il punto della situazione, per vedere che cosa c'è in commissione. Generalmente a lunedì si fa anche poi l'assemblea del gruppo Camera. Qualche volta può succedere anche di fare l'assemblea congiunta Camera-Senato e appunto definiamo quali sono magari le linee d'azione per quella settimana, o riguardanti magari un determinato decreto, un determinato provvedimento. Poi si lavora generalmente al martedì e al mercoledì, ci sono votazioni in aula, quindi sul calendario deciso dall'ufficio di presidenza della Camera. Arrivano alla Camera dei provvedimenti e si vota martedì e mercoledì. Contemporaneamente si fanno anche le commissioni. Sono tanti qua, stai io. Il lavoro di commissione adesso purtroppo è un po' esautorato, perché in commissione ci dovrebbero essere le proposte di legge che poi vanno all'assemblea tutta per diventare appunto leggi. E questo procedimento, che sarebbe il normale procedimento della nostra Repubblica parlamentare, non viene rispettato, perché si fa che cosa? Si fanno decreti legge, quindi è il governo che si è inventato di essere un organismo legislativo, quando in realtà è solo esecutivo, cioè il governo dovrebbe rendere esecutivo quello che viene deciso dal Parlamento e dalle commissioni. E appunto questa cosa non si fa, noi votiamo i decreti legge e facciamo l'ostruzionismo, poi al weekend generalmente rientriamo e ci impegniamo. Voi rientrate il venerdì sera? Rientriamo il venerdì, può essere pomeriggio, la sera, poi dipende anche dagli impegni che magari abbiamo sul territorio. Se ad esempio qualcuno ha un convegno, può essere anche che rientri al venerdì mattina per un convegno magari sul territorio. Comunque per impegni politici? Sì, difficilmente, per fare weekend, rientriamo per fare il divertimento. Infatti tu sei qua oggi, eri impegnata prima, sarai impegnata dopo.
c'è anche da dire una cosa secondo me, che secondo me è comunque una cosa positiva, al di là del fatto che ciascuno di noi sacrifichi un po' di propria vita personale, e questo è quello che facciamo tutti, sia noi parlamentari che gli attivisti sul territorio, che i consiglieri che i sindaci, al di là di quello credo che la differenza sia il fatto che ci mettiamo comunque la passione e l'entusiasmo. Cioè, è una cosa che ci rende felici perché siamo comunque dentro un progetto nuovo, dentro un progetto che ci piace, dentro un progetto in cui crediamo, e lo stiamo vedendo ogni giorno di più, cioè ogni giorno di più stiamo vedendo che il Movimento 5 Stelle sta diventando davvero un bel progetto e una bella strada da seguire, quindi questa è la controparte bella, diciamo, no? Quindi hai da una parte l'impegno, però hai anche delle soddisfazioni. Abbiamo fatto anche che comunque avete un impegno, sembra che prendete 3.000 euro, se non sbaglio. È variabile a seconda poi chiaramente della situazione di ciascuno, può variare dai 2007 ai 3002 per dire, indicativamente. Allora, il parlamentare classico prende 10.000 euro lordi, che quindi diventano attorno ai 7.000 e qualcosa, più poi la diaria forfettaria, quindi 3.500 euro di diaria forfettaria, più il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, dove metà viene rendicontato alla Camera, quindi metà ti viene dato secondo quello che rendi conti, però metà è forfettaria, quindi hanno anche quello. Poi eventualmente le spese telefoniche, se vuoi tenerle o meno, noi ad esempio non abbiamo le spese telefoniche, anche perché adesso con i contratti flat che hai, riuscite anche a trovare questi sistemi che gli altri non ci pensano neanche. Sì, infatti è un po' assurdo perché... Per risparmiare, cioè basta volerlo. Esatto, cioè fai un contratto flat comunque. Come parlare con un altro parlamentare, diceva che dormivano 5-6 in un appartamento, qualcuno dormiva dalle suore. Cioè, sì, io dormivo dalle suore. Ecco, cioè queste cose qua, fatelo capire, insomma. Sì, ma alla fine siamo persone normali, cioè, non è che dobbiamo per forza andare allo Sheraton. Ma la gente continua a dire, ma questi qua sono come gli altri, sono parlamentari, faranno come gli altri, diventeranno come gli altri, sono già diversi. Siamo già diversi, ed è giusto dirlo. Bene, grazie. Ok.